Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading, potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso, inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com, disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Signori, bentornati in questo nuovo video. Oggi vedremo come, con una sola operazione, sono riuscito a portarmi a casa 10.000 euro su un conto reale da 500.000. Ok, per chi ha visto il video precedente sa che ho in gestione un conto reale da 500.000, quindi non demo, dove ci sono tutte le regole da rispettare, dove si possono perdere massimo 25.000 euro in giornata, 60.000 euro in totale. E dove il rischio 1.000 euro a trade, ok? Quindi 1.000 euro operazione. In questo video, signori, vedremo come in un trade dove ho rischiato 1.000 euro, ne sono riusciti a fare 10.000, quindi 10 volte quello che ho rischiato. Quindi ora andremo al computer e capiremo come ho settato l'operazione, come mi sono comportato di fronte al mercato, portare traccia, no? Di tutto quello che stiamo facendo. Perché tutti online ti dicono: guarda, io faccio trading, vieni, ti vendo il mio corso, io così, io di là. E poi effettivamente quanti ti dimostrano i risultati, effettivamente quanti ti fanno vedere che sanno insegnare il trading. Ed ecco perché col mio conto reale da 500.000 ti darò una dimostrazione vera di come ho fatto 10.000 euro con una singola operazione, quindi come ho fatto 10.000 euro in un giorno lavorativo. Ora andremo al computer e vedremo come io, Anthony Rossi, CEO della Wolf Academy, mi sono portato a casa 10.000 euro e di come tanti dei nostri studenti stanno avendo veramente ottimi, ottimi risultati grazie alla nostra formazione. Voglio ricordare sempre a tutti che questo è il certificato che attesta il mio conto da mezzo milione di euro. Se qualcuno se lo fosse perso, trovate il link in descrizione del video precedente e qui ci sono già altri risultati che ho archiviato durante il tempo. Quindi, ora vedremo tutto. Siamo sul grafico e ora andiamo ad analizzare come ho realizzato questi soldi con un'unica operazione. Ok, quindi andremo ad analizzarla, a sviscerarla bene, ve la faccio vedere così che voi possiate prendere spunto, possiate capire anche come opero io, chi magari è interessato alle mentorship con me, chi magari ha visto già il percorso gratuito e magari vorrebbe continuare il suo percorso facendosi seguire da noi. Con questo già capite che tipo di cose insegniamo nel nostro corso, ok? Quindi nei percorsi che tengo io. Allora, molto semplicemente, io qui, come ben potete vedere, beh, disegno col pennarello, c'erano dei massimi e minimi crescenti, ok? Quindi questa zona è stata rotta, tutta questa zona qui, tutti questi massimi che vi disegno vengono rotti. E quindi io che cosa aspettavo qui? Io qui aspettavo che cosa? Aspettavo che il prezzo mi facesse, come dire, un retest qui, ok? Per poi continuare verso l'alto, magari tipo così, e rompere gli altri massimi, questi due qui, ok? Quindi stavo aspettando che cosa? Un retest sulla zona di interesse, su questa zona qua che mi interessa particolarmente, ok? Quindi con la funzione di replay ora andremo a guardare il prezzo, cosa succede, perché la mia intenzione iniziale era fare un long, ok? Invece poi siamo arrivati a fare uno short totalmente diverso da quello che mi aspettavo. Quindi facciamo partire il prezzo, andiamo a 5 minuti perché io dico sempre che bisogna sviscerare il grafico e la zona che ci interessa ovviamente è quella grigia. Quindi facciamo partire il nostro prezzo, vediamo che succede, se ritorna nella zona grigia o no. No, guardate, non ci dà un retest nella zona grigia, ma si sta per avvicinare ad un'altra zona grigia, quindi un'altra zona di resistenza che avevo disegnato in passato, ok? Quindi che risale a settimane fa. Quindi, in presenza di questo rialzo che, come vedete, ha rotto questi minimi, scusatemi, questi massimi qui che vi ho disegnato, ci rinuncio al long, ok? Rinuncio al long e quindi magari aspetto una contrazione del prezzo, quindi aspetto che il prezzo vada a lateralizzare un attimo e quando magari si crea il giusto setup andrò short, che è esattamente quello che ho fatto, ok? Quindi rinunciamo al long, piuttosto aspettiamo e vediamo il prezzo cosa fa. Ovviamente il prezzo arriva nella zona grigia, inizia a lateralizzare, però guardate, affinché diciamo, sia valida la mia operazione short, mi deve rompere questo minimo, ok? E poi ovviamente mi deve rompere questo, e vabbè, questi per me sono equal low, quindi sono minimi uguali, quindi non li considero. Quindi mi serve che il prezzo mi dia un input, un incipit che mi faccia capire: guarda, la mia salita long è finita, che veniva da
tutta questa, mi serve adesso sapere se siamo pronti per lo short. Ok, quindi come vedete il prezzo lateralizza, non dà né su né giù, non dà né segnali long né segnali short, ma rimane nel range predisposto. Ok, quindi ora dobbiamo aspettare la rottura, vediamo quando avviene. Il prezzo continua a lateralizzare, vedete, eccolo, guardate, il prezzo ha fatto altri minimi uguali, più o meno siamo sempre là, eccoli, guardate, finché un movimento deciso rompe tutta questa fascia di minimi, che sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi sono 6 minimi che vengono rotti e quindi il prezzo per me è ufficialmente in modalità ribassista, o perlomeno nel termine, nel breve termine. Ok, quindi mi vado a fare che cosa? Vado a vedere da dove è partita la rottura, da questa zona qui, ok, prima di questo short. Quindi per me il mio short partirà all'incirca da... magari facciamo da qui, dai, anche perché io l'ho fatto partire da 00768, quindi più o meno il mio short è partito da qua. E dove vado a mettere il mio target? Considerate che anche qui c'era una zona, ok? Che però, a differenza di questa zona qui, vedete, è stata rotta ed è stata retestata, quindi la zona è stata retestata e per me non ha più validità e viene tolta. Mentre questa zona qui, che magari ora vi metto in giallo, ok, la zona gialla, guardate, non è mai stata retestata, cioè il prezzo ha toccato, ha dato un impulso rompendo questo massimo, ma non ha mai retestato qui per poi ritornare su. Quindi per me il mio target non sarà qui, bensì qui, ok, tipo alzo lo stop perché la mia operazione era 1 a 11, ecco, 11 e qualcosa, era una roba del genere, ok, magari allungo qui un po' il target, ora non la ricordo bene, però era esattamente questa, mi ricordo che l'entrata era 00768, ok, bene, quindi ora andiamo a vedere che cosa succede, magari spostiamo il target un po' più sopra, ok, ci siamo, quindi questa è stata la mia entrata, aspettato la rottura, ora dobbiamo aspettare che cosa? Il retest nella zona grigia, quindi in questa zona qua. Partiamo con il replay, guardate cosa fa il prezzo, no? Il prezzo ritorna, ma rompe addirittura creando un nuovo minimo, quindi questo minimo viene rotto, ok? Quindi il prezzo continua, scende, spacca addirittura un nuovo minimo, come vedete questo, e ha un impulso che stavano aspettando. Vedete? Il prezzo arriva a fare un impulso e guardate cosa fa, ci prende in modo millimetrico sfiorandoci lo stop e la nostra operazione è entrata a target, ok? Quindi adesso, per essere sicuri, il prezzo deve rompere il minimo di 1.00109 che ha realizzato, altrimenti per me questo è uno short fasullo da chiudere. Quindi aspettiamo la rottura, vediamo che accade, addirittura il prezzo ritorna su, poi riscende, ecco, finché crea la rottura di due minimi e quindi abbiamo la conferma che il nostro short è bello che pulito, perché quando c'è un'operazione in corsa e il prezzo fa due massimi uguali, due minimi uguali, c'è un segnale di allarme, significa che il tuo short, il tuo long potrebbe essere non valido, ok? Quindi continuiamo, proseguiamo, il prezzo addirittura rompe ulteriormente altri minimi, quindi rompe anche qui, creando questo nuovo minimo. Quindi a questo punto che cosa fa il prezzo? Guardate, va a ritestare la parte, questa qui, da cui è partito, ok? Perché qui, avendo rotto altri minimi, ve lo faccio vedere a 15 minuti, questa è un'altra zona che si è andata a creare. Ok, quest'altra gialla. Quindi mi aspetto che cosa? Che il prezzo arrivi più o meno in quella zona, come accade, e poi continuare la sua discesa, perché ovviamente il prezzo deve rifiatare. Guardate cosa fa il prezzo. Arriva, rompe l'ultimo minimo che aveva creato, quindi il nostro trend è confermato, e a questo punto non ci resta che aspettare che il prezzo arrivi a target. Pam! Il prezzo è arrivato a target e, come ovviamente avevamo previsto, ci siamo portati a casa un'operazione da 1 a 11, che poi in realtà per le commissioni, lo swap e tutto è da 11.000 ton di ton invece che 11.200. Vedete, questa poi ovviamente il prezzo ha lateralizzato e vedete cosa è successo poi? Poi il prezzo, vabbè, qui è schizzato verso l'alto, però vedete la zona gialla che ci interessava, questa qui, è stata retestata qui. Quindi è avvenuto quello che avevamo detto. Quando una zona viene retestata c'è ovviamente la reazione. Quando una zona non viene retestata, cioè quando invece già viene retestata e il prezzo ci ritorna, potrebbe essere che la zona venga ignorata, quindi venga rotta. Ed è grazie, però vabbè, poi qui c'è stata una notizia, quindi qua non vale. Cioè per me non sarei mai entrato in un trade del genere, perché veramente buttare soldi. E grazie
a questo trade, come vi ho fatto anche vedere all'inizio, ve lo faccio rivedere con lo screen in sovraimpressione, mi sono portato a casa la bellezza di 11.000 euro con un singolo trade su un conto reale da 500.000 che ho in gestione. Quindi diciamo, questo è l'approccio che ho usato su questa operazione, in realtà molto semplice. Come già vi ho insegnato nel percorso gratuito, sono andato semplicemente a fare che cosa? A usare le rotture strutturali, quindi ho aspettato che, guardate, il grafico faceva massimi e minimi, che stavamo sempre là, fin quando, guardate, boom, è iniziato a creare massimi e minimi decrescenti, ho aspettato il ritorno nella struttura principale, che era quella grigia, e poi il prezzo ha fatto tutto da sé, ha creato altri massimi e minimi crescenti per recuperare, e poi è arrivato a target. Quindi vedete, esattamente in questo modo sono riuscito, in un modo molto semplice, anche perché vi ricordo che trovate tutto il percorso gratuito sul canale, dove comunque usciranno ancora video, su come sono riuscito a portarmi a casa questa bellissima cifra in un'unica giornata. Quante persone conoscete che hanno fatto in un giorno 10.000 euro? Ve lo dico io, zero. E la cosa bella è che potreste farlo anche voi, perché tutti i miei studenti, c'è chi fa 2.000 euro in 5 giorni, c'è chi ne fa 800 in una giornata, c'è chi ne fa 800 al mese, ma grazie a questo, grazie al trading, comunque grazie all'applicazione, alla formazione, si riescono ad avere veramente ottimi risultati. Quindi signori, direi che per questo video è tutto. Vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link per parlare con me, con il mio team, per avere informazioni, per iscrivervi ai nostri percorsi, per imparare a avere un'entrata in più. Quindi trovate tutto nella descrizione e spero che questo video veramente vi sia stato di ispirazione, vi sia stato utile per apprendere cose nuove, se magari state già guardando il mio percorso formativo gratuito sul canale, che ci sarà sempre. E devo dire che sono rimasto anche io soddisfatto di questa operazione, perché è stata molto molto precisa e molto molto bella. Signori, direi che per questo video è tutto, noi ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo video. Qua è Tony e alla prossima. Ciao!